Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale, io sono Giulia e oggi vi mostrerò come creare un ciondolo a forma di stella di Natale, giusto perché siamo in periodo natalizio e quindi se dovete magari fare qualche regalino fatto a mano potete provare a fare questo ciondolo. Allora, il ciondolo verrà fatto in fimo, ci sono marche diverse di pasta sintetica, c'è il fimo, il Cernit e altre marche che però non ho mai usato. Ultimamente sto usando il fimo, può essere soft o in altre modalità e per esempio questa volta ho trovato anche il fimo professional, che è un panetto tipo doppio, è più spesso di questo. Comunque viene venduto un po' dappertutto nei negozi di hobbistica e anche nei negozi di fai da te. Praticamente è una pasta modellabile come può essere il pogo per i bambini e va cotta nel forno per dargli una forma definitiva, nel forno a 100 gradi per 30 minuti. Io ho un altro metodo che vi mostrerò più tardi su come cuocerlo senza forno, quindi insomma guardate il tutorial e poi ditemi se fate il ciondolo, mandatemi una foto. Insomma, cominciate col prendere un pezzo di pasta sintetica e lavorarlo bene. Pallina di circa un centimetro di diametro. E poi schiacciatela in modo da creare un disco. Circa 2 cm. Ok, fate un vermicello di 4 mm di spessore e poi togliete delle palline di 4 mm di lunghezza. Una serie di palline di questa misura fate meglio è, perché più ne mettete e più bello sarà il vostro fiore. Ora dovreste avere un sacco di meravigliose palline, non tutte uguali, un po' più piccole, un po' più grandi, ma non importa assolutamente. Ora ogni pallina va presa. Prendete la pallina, fate una specie di cono, quindi la fate diventare tipo a cono e poi quando è a cono prendete lo stuzzicadente e lo schiacciate a metà. Poi la lavorate in modo da ottenere una specie di scavo all'interno, più largo verso la base del cono e più stretto verso la punta. Ora bisogna fare questo procedimento per tutte le palline. Questo è quello che dovreste aver ottenuto, quindi i petali, ma non sono ancora pronti perché ogni petalo deve essere, sì, la pancia, ma deve essere rastremato sotto e quindi basta prendere e schiacciare la parte sotto in modo da avere una cosa del genere. Ora che tutto è pronto e sono pronti i petali, basta assemblare il tutto. Quindi create un giro da 6 petali esterni, distanti dal centro,
con i petali che vi sono usciti più grandi. Un giro interno con quelli più piccoli. Si continua con il giro interno e poi si inserisce un brillantino. Adesso vi faccio vedere quello che ho già assemblato, ed ecco qua. Questo è quello già assemblato. Ho fatto un giro interno con quelli più piccoli. Ho messo un brillantino al centro, che è un diamantino, uno Swarovski. Prendeteli o di cristallo o di vetro, perché poi deve essere cotto, e quindi se no, se fosse di plastica si scioglierebbe. E poi ho inserito un gancetto sulla base per poi poterlo appendere a una collanina. Ora tocco natalizio, prendete un ombretto dorato qualsiasi, prendete un pennellino, va bene anche un pennellino da make up, tanto non si sporca, prendete un po' di ombretto e lo picchiettate dal centro verso l'esterno sfumato, quindi di più verso il centro. Se avete, potete farlo con un ombretto, oppure se l'avete a casa un pigmento, ma penso che sia più semplice che abbiate a casa un ombretto. Che il nostro ciondolo natalizio è pronto, cioè com'è carino, bisogna cuocerlo. E ora vi spiego il mio metodo. Per non usare il forno, io di solito uso un pentolino con, allora mettete dentro l'acqua, la portate a ebollizione e quando sta bollendo lo coprite con un piattino abbastanza resistente. Prendete della carta da forno, la mettete sopra al vostro piattino e appoggiate le cose che dovete cuocere. Ovviamente non possono essere dimensioni enormi. Poi prendete un coperchio che sia più grande e chiudete il tutto, così create un fungo, anche se stasera non importa, create un intercapedine in cui l'acqua bolle, scalda all'interno dell'intercapedine, lo lasciate andare per 25 minuti, perché in questo caso non abbiamo bisogno di 30 minuti, in quanto questo ciondolino è piccolo e quindi fa in tempo a cuocersi in 25 minuti. 25 minuti lasciate bollire e alla fine il vostro lavoro sarà cotto senza bisogno del forno. Se il tutorial vi è piaciuto, mettete mi piace e se volete iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!